Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. E come vi dicevo prima, oggi vi farò vedere come si puliscono i cerchi in maniera semplice, ma soprattutto che vengono bene. Ora vi faccio già vedere, già ho cominciato a fare un pezzetto, ma vi faccio vedere. Questa è la parte sporca e questa è la parte che ho appena passato. Vi faccio vedere, guarda, proprio. Allora, i prodotti che uso sono un panno in microfibra e il Bike Protection della MacOff. Semplicissimo, vi faccio vedere, guarda. Questa l'ho appena passata. Una spruzzata qui, sempre sul panno mettetelo ragazzi, perché se va sui cerchi è tipo, fa effetto WD-40. Guardate. E il cerchio diventa come nuovo ragazzi, risplende. È veramente un metodo molto molto semplice, ma soprattutto che non vi fa stare ore ed ore a pulire il cerchio, perché come sapete il cerchio è la parte più difficile da pulire, perché tutto il grasso della moto è sempre molto molto sporco. Con questo prodotto ragazzi fate veramente in un attimo, fate. Guarda, lo passo anche in mezzo alle razze qui, guardate. È veramente un prodotto ottimo ragazzi, io ve lo consiglio assolutamente, anche perché costa poco e è veramente molto molto funzionale. Guardate, il cerchio è pulitissimo, pulitissimo. Io faccio sempre questa operazione prima di lavare la moto, nel modo tale che adesso sono appena arrivato, quindi lascio freddare la moto e mentre si fredda mi faccio tutti i cerchi. Gli do subito una bella botta di per pulirli. Tanto posiziono, ok, la posiziono qua, intanto mi faccio i due cerchi, vi faccio vedere. Ora questa parte l'abbiamo fatta, faccio di qua. Vediamo bene tutto. Tanto con questo prodotto ragazzi basta veramente fare una leggera pressione, ma proprio piccola, e già viene da tutto lo sporco. Ok, già molto meglio, eh? Già molto meglio. Ora possiamo venendo di là, non prendere e spostarlo. Va avanti, vedete voi. E passiamo alla parte qui, che non abbiamo ancora fatto. Finalmente la moto si fredda. Finalmente la moto si fredda. E ci dà modo poi di andarlo a lavare bene. Allora. Ok, bello pulito. Oh. E poi ragazzi, se voi tenete i cerchi sempre belli puliti, ve lo trovate poi, perché poi in futuro quando li dovrete lavare sono sempre meno sporchi, capito? Se voi se li lasciate incrostare, poi la voglia, olio di gomito. Ah, bene. Già diventato come nuovo. Però questo prodotto ragazzi è micidiale, io ve lo consiglio davvero, raga, costa 10 euro, ma pure di meno lo trovate a volte in offerta. E poi tra l'altro ho messo un video in cui vi faccio vedere tutti i vari prodotti, ma ci sono tutti i link, quindi se volete usufruitene, però ve lo consiglio veramente perché è una bomba. Ma adesso una volta finito vi farò vedere come è il lavoro finito, il cerchio. Beh, per esempio in mezzo alle razze è un po' più ignorante nello sport, però viene comunque via facilmente, eh. Ok, facciamo così, in mezzo. Beh, era bello sporco direi, che dite? Voi che dite, era bello sporco? Questa è una solo indietro poi, ok, di destra, e poi ci manca uno davanti, l'abbiamo fatto, eh? È finito, andiamo bene, anche qui, anche qui, ora vi faccio vedere. Guardate ragazzi,
Evidente qui c'è un po' di sporcizia, ma questa la via anche tipo polvere via. E qui c'è la colla dei pesetti, però potete vedere che pulisce molto molto bene, molto 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 bene ragazzi. Quindi con due semplici prodotti, bike protection, pezzetta in microfibra ragazzi, più semplice di così non si può, e ci ho messo 5 minuti. Io vi consiglio veramente di provare questo prodotto, costa poco ma è funzionalissimo, ci potete fare i cerchi, lo potete passare sulla carrozzeria, ve la rende lucida, sulle plastiche ve le rende lucide, ma soprattutto gli dà una protezione dai raggi UV e fa attaccare più difficilmente la polvere. L'unico punto dove non va assolutamente messo è sui freni, tipo WD-40, però il suo effetto è micidiale. Ragazzi, io con questo video vi saluto e vi lascio al prossimo video, che sarà penso il lavaggio della moto. Quindi ci vediamo al prossimo video, come sempre io vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare like, commentare, insomma fatemi sapere che questi video vi interessano, e ci vediamo al prossimo video ragazzi, ciao!